Morelli, Movimento 5 Stelle, mi tocca dire. Giornalista, tra i fondatori del TG5, è stato direttore di Sky TG24 e adesso è candidato con il Movimento 5 Stelle alla Camera nel Lazio, corretto? Nel Lazio, collegio 9, Ostia, Fiumicino. Ben trovato. Belli. Ieri Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, ex simbolo del Movimento, ha detto: promettono lotta all'evasione e non sanno controllare i conti interni. Come si risponde a Pizzarotti e a tutti quelli che sostanzialmente dicono questo? In parte ha già risposto anche Alessandro Di Battista. Cioè, proprio per non sporcarsi le mani, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto che queste donazioni volontarie che i deputati parlamentari fanno volontariamente ogni mese, destinando una parte dell'immunità parlamentare e una parte dei rimborsi spese a questo fondo del Ministero dell'Economia e della Finanza per il microcredito, ecco, queste donazioni avvenissero direttamente tra parlamentari e Ministero. Sì. Questo ha fatto sì che sia stato negli ultimi mesi impossibile controllare esattamente chi donava regolarmente e chi invece negli ultimi mesi, per ragioni varie, non ha fatto queste donazioni. Quindi diciamo che un'origine, se vogliamo, anche nobile, no? Di non voler mettere le mani su questi soldi, ma di restituirli direttamente allo Stato, è diventato un problema. Quindi io penso che sicuramente questo dovrà essere cambiato, probabilmente nella prossima legislatura si dovrà trovare un meccanismo di maggiore controllo. Certo. Io però riparte l'accusa: se non sanno fare quello, figuriamoci come governano il paese. Vorrei sottolineare come gli applausi a questa battuta siano stati molto scarsi, tra l'altro. Sì, diciamo, non c'è stata l'ovazione. Se avete notato. E no, io quello che vorrei ribadire, qui è emerso, allora i 5 Stelle sono uguali agli altri. No, io penso che la differenza venga rimarcata ancora e resti sempre. Il discorso che è già emerso è stata l'occasione. Io penso che i momenti di crisi, anche personalmente, cerco sempre di trasformarli e domandarmi: ma come posso trasformare questo momento in una magnifica occasione per me? E le cose già cambiano, no? Proprio un modo di affrontare i problemi. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha colto l'occasione per far sapere, come diceva il collega, che abbiamo versato 23 milioni di euro. La notizia è quella. Io però ti do le mie parti. È una cosa importante, no? Questa, io invece però credo. Va inserita in un momento di grande evoluzione del Movimento 5 Stelle e di crescita. Il Movimento 5 Stelle nasce 10 anni fa circa. Sì. No? Porta i suoi rappresentanti in Parlamento 5 anni fa con una nutrita squadra. Svolge un lavoro di un certo tipo, si vuole proporre come forza di governo, dai sondaggi risulta essere la prima forza politica italiana. È inevitabile che in questo momento di crescita succedano delle cose. La parola che noi abbiamo applicato dall'interno da diversi mesi è inclusione. Il Movimento 5 Stelle in questo momento sta cercando di portare dentro tutta una serie di risorse, di competenze dalla società civile, fatte di docenti universitari, imprenditori, professionisti, lavoratori normali, eccetera, che possano contribuire un domani al governo del Paese. Allora è inevitabile che nel momento in cui io scelgo 340 o 330 candidati all'uninominale e li vado a prendere quasi tutti dalla società civile, proprio perché voglio inglobare queste persone. È inevitabile che può succedere che 2, 3, 4 persone sfuggano al controllo. Questo lavoro è stato fatto nel giro di 2-3 settimane, però non è stato fatto nel giro di 6 mesi. No? Quindi la selezione ha avuto tempi rapidissimi. Contemporaneamente accade che le Iene fanno questo scoop e tirano fuori questo tema. E poi succede anche che Borrelli, si chiama così, mi dicono essere il numero 3, diciamo, del Movimento 5 Stelle. Beh, non esiste un vero numero 3. Sicuramente una persona molto vicina a Cataleggio, una persona che ha un ruolo forte nel Movimento 5 Stelle, esce dal gruppo del Movimento 5 Stelle, lui è europarlamentare. Scrive sostanzialmente, me ne vado per motivi familiari, per motivi di salute. E dopodiché Di Maio credo che abbia dichiarato, l'ho cercato, non abbiamo ancora notizie di questo. Lui twitta che i giornali hanno ipotizzato cose che non stanno né in cielo né in terra, perché molti hanno ipotizzato che sta per arrivare all'evidenza un altro buco, un altro problema di tipo economico, che lui prima della tempesta sia uscito dal Movimento 5 Stelle. Allora io le chiedo, ma la mia è una domanda senza malizia. Io, elettore, che devo decidere se votare o non votare il Movimento 5 Stelle, perché sono francamente stanco del centrosinistra, perché sono stanco dell'ipotesi Berlusconi e compagni, e quindi faccio l'investimento sul Movimento 5 Stelle. Poi contemporaneamente scopro che
Questi signori che fanno un'azione, poniamo che io considero meritoria, cioè restituiscono un pezzo del loro stipendio, però non si controllano tra loro, non hanno trovato un modo, rispetto ad una cosa che era identitaria per loro, non hanno trovato un modo di controllarla, su quella cosa dovevano trovarlo un modo, perché quella cosa era identitaria per loro. Io, elettore 5 Stelle, certo, penso questo. Secondo punto, vedo che Grillo si è messo da parte, che il secondo di Casaleggio se ne va. Beh, insomma, forse allora, un dubbio mi viene, come lo rassicurate, allora, il discorso del controllo l'ho già spiegato prima, nasce da una buona fede di non certo, mettere mani però, su questi soldi, ma di darli direttamente. Però rimane il tema che se quello è per voi il tema, non è vero che non è stato fatto nessun controllo, no? Perché i dati dei 23 milioni già versati, quelli è un dato certo, sì, certo, che poi qualcuno ultimamente abbia fatto il furbo, o per ragioni varie abbia fatto finta di fare il bonifico, non l'abbia fatto, ripeto, è un discorso che riguarda qualche persona su centinaia di parlamentari, deputati, senatori ed europarlamentari e consiglieri regionali. Quindi direi che questo sta anche nel fatto che, va bene, si poteva fare un più controllo, lo faremo di più, diventa anche un'esperienza, no, di crescita del movimento. Quindi non vedo questo, perché un elettore del Movimento 5 Stelle non dovrebbe votare per questa cosa? Certo, se seguissi i giornali, vediamo la vignetta di LK, no? Fermi tutta, questa è una restituzione. Alla frase abituale, fermi tutti, questa è una rapina. È una rapina, quindi certo, diventa la metafora del dire, questa però mancata torniamo restituzione al punto, se è la mia rapina, qualità ma non è la reato, diversità, poi devo essere perfetto nella diversità, è una donazione no? volontaria. Sì, però quindi lo ripeto, non è stata una rapina, se la mia qualità è una mancata principale donazione, è la diversità, devo essere perfetto certo, nella mia diversità d'accordo. E quindi infatti, devo imparare ad essere no, perfetto infatti, e non posso fare gli esperimenti al governo. Allora io vivendo in questi giorni questo momento di crisi all'interno del movimento, l'obiettivo è riportare un grandissimo rigore, quindi trovare per la prossima legislatura sicuramente dei metodi di controllo molto più rigorosi e molto più severi. E so già che si parla di organizzare la scelta dei parlamentari europei per perché le prossime elezioni europee, delle prossime elezioni europee, di iniziarlo con mesi e mesi di anticipo, in modo che non si ripetano questi problemi che dovuti al tempo ristretto di 2-3 settimane per scegliere i candidati sono inevitabilmente successi. Io capisco anche da parte di Di Maio l'esigenza della campagna elettorale. Però questa reazione è, per gli altri partiti, è il classico doppio standard, no? Cioè, anche in questi casi, in campagna elettorale, si può fare, ho sbagliato, cioè si può vedere, non per forza, no? Negare l'evidenza. Io invece, però non l'ha negato. Io invece ti devo dire che in questa campagna elettorale, che poi non si può fare sperimentazione sulle liste e aggiustare quando stai andando al governo, cioè normalmente quando vai al governo dovresti stare in una fase in cui la sperimentazione è finita, voglio sperare. Ma è evidente che là dentro sta accadendo qualcosa di grosso, no? Cioè è evidente, perché la cosa di Borrelli, come escono queste notizie sui rimborsi? Però positivo. Queste notizie sui rimborsi. Io invece ti devo dire, Tiziana, io sono un po' deluso dalla campagna elettorale di Luigi Di Maio, perché questa campagna elettorale, secondo me, ha dimostrato che non è molto, cioè è unfit, diciamo anche lui, usando un termine che usava Bill Elmott per... Nel senso che io non ho trovato il guizzo del leader. Ma perché gli altri ce su questa vicenda. Vabbè, non stiamo a parlare di loro. Poi parliamo. Dimmi dopo una foto di Berlusconi, io, che mi piace risentire se lui cioè, io ho visto ce l'ha tutti. Oppure no. Io che è mediocre da parte di tutti. No, per carità, sai che critico tutti. Mo, questo è l'argomento di oggi su cui c'è. Ho capito, ma non è che siamo su Marte non solo, e sono solo i grillini. Non solo su... fanno pena pure gli altri. Non solo su questa pazienza. Cosa. Sì, solo che non dovrebbe essere una gara a perdere. Esatto. Ho capito, ma noi facciamo la cronaca. Fammi dire, non solo su questa cosa. Dei rimborsi e del microcredito, più in generale per esempio, è una campagna in cui su Macerata non si è capito per esempio come la pensa, su altri come c'è un tema particolarmente divisivo. C'è una prudenza perché chiaramente è attento a prendere i voti di qua o di là. La chiamano istituzionalizzazione. Io la chiamo qualunquismo perché una solida cultura istituzionale impone su Macerata, sull'antifascismo, sulle grandi questioni di dire la verità e di dirla anche con coraggio. Dovrebbe essere il fatto di demonizzare il Movimento 5 Stelle. La demonizzazione in Italia non porta bene. Sono d'accordo. Il primo a saperlo, tra l'altro, tutto questo paradossalmente dovrebbe essere Silvio Berlusconi. Bravo. Renzi, possiamo anche scusarlo che non lo sappia. Berlusconi ha vissuto
sulla sua pelle, è giovane e conduce una campagna elettorale abbastanza divertente, almeno per i cronisti, visto che riesce a autocorreggersi giorno dopo giorno ormai, quindi è molto interessante. Però la qualità complessiva della campagna, non è che i grillini sono incompetenti e gli altri sono migliori, abbiate pazienza, ci sono 2.300 miliardi di debito pubblico, non li ha fatti Luigi Di Maio, io sono lontanissimo da quello che pensano i grillini, tanto per intenderci, non hanno governato loro fino ad oggi, ha governato qualcun altro a fasi alterne. Io volevo rispondere all'accusa di unfit per Di Maio, cioè di non essere adatto a diventare Presidente del Consiglio. Allora, io nella mia carriera, percorso professionale, ho conosciuto veramente tutti i Presidenti del Consiglio. Purtroppo, devo dire, dei tempi di Andreotti e Fanfani, ancora. Quindi, quel Fanfani che venne approvato la fiducia il lunedì di Pasqua, ancora. Quindi, veramente, De Mita, Craxi, tutti. E veramente li ho intervistati, li ho incontrati più volte, eccetera. Ecco, io veramente non me la sento di dire che Di Maio sia meno di ognuno degli altri Presidenti del Consiglio che abbiamo. Ha una preparazione, tra l'altro, maturata in questi anni politica, altissima. Ha un impegno quotidiano altissimo. Una campagna elettorale che qui viene definita non brillante. Di Maio è l'unico candidato e leader di partito che dai tempi delle elezioni in Sicilia prima, agosto-settembre, e poi per tutto l'autunno, ogni giorno è girato in una città italiana. Ogni giorno ha incontrato gente sul territorio. Allora, tanto lei ogni resta con è stato noi, in mezzo no? Quindi altre gente. Cose ce le può raccontare sì. Subito dopo la pubblicità. Allora, Carelli, prima ci diceva il professor Piepoli, al sud, come sempre, il sud è determinante nelle elezioni, e lì la partita si gioca collegio per collegio e il Movimento 5 Stelle può essere ago della bilancia. Ora, questa è una grande chance, però è anche una grande responsabilità. Certo, noi pensiamo che questa crisi che ha colpito l'Italia dal 2008 e anche tutta l'Europa abbia colpito particolarmente il Sud. E dai riscontri che abbiamo notato che il malcontento al Sud non è solamente tra le persone marginate, tra quelle che hanno perso il lavoro, che magari si sono trovate disoccupate o hanno peggiorato già una condizione di vita che già non era buona, ma il malcontento è soprattutto tra quel ceto imprenditoriale che esiste anche al sud e anche nel mondo accademico della ricerca, per esempio, e lì abbiamo riscontrato tantissime adesioni al Movimento 5 Stelle. E questo penso che possa far la differenza. Il sud si è sentito abbandonato. Soluzioni, ricette, nessuno ha la bacchetta magica, però nel nostro programma c'è per esempio la proposta di questa banca pubblica per gli investimenti che dovrà operare tantissimo al sud. Cioè, cosa abbiamo constatato noi in questi anni? Che le banche private, per tutti i problemi che noi abbiamo conosciuto sì. E abbiamo visto, sono molto restie a fare investimenti e comunque a concedere prestiti, mutui, queste cose. Allora noi pensiamo a una grande banca pubblica che in questi casi intervenga e possa consentire a chi vuole investire, a chi vuole lanciare nuove iniziative imprenditoriali, di avere comunque dei finanziamenti. Adesso sento Nunzia De Girolamo, con la quale vi giocate la partita al sud, anche se lei al momento è a Bologna e lei a Roma, però diciamo simbolicamente. Il nostro programma. Arriva, i numeri che ci cita il collega Pino Aprile confermano lo stato di abbandono del sud. Direi. Allora io volevo rispondere all'onorevole Di Girolamo, che saluto tra l'altro, che la banca pubblica di investimenti resta comunque un punto qualificante del nostro programma, nonostante le sue perplessità, perché pensiamo che sia uno strumento utilissimo proprio per rilanciare il Sud, l'economia al Sud, e quindi avere una grande attenzione nei confronti del Sud. E da qui abbiamo visto anche e verificato grande consenso sui 5 Stelle al Sud.